Stai a dieta? E cosa c'è di meglio di un buonissimo spaghetto con le vongole? Oggi parliamo di questo fantastico frutto di mare, indicatissimo per le donne in pre e post menopausa. Scopriamo il perché, ma prima di tutto fammi sapere nei commenti se ti piacciono le vongole e se le consumi spesso. Magari ti trovi anche in una località marina. E veramente, cosa c'è di meglio delle vongole? Sono il dottor Marco Rizzo, dietista e nutrizionista, esperto di alimentazione in menopausa. Ti invito a iscriverti al canale e a spuntare la campanella se sei interessata all'alimentazione e alla salute in menopausa. Le vongole sono un frutto di mare veramente eccezionale perché sono ipocaloriche, ma allo stesso tempo un super concentrato di nutrienti, nutrienti funzionali per la donna in pre e post menopausa. Vediamo il perché. Per fartelo capire, non c'è cosa migliore che analizzare i valori nutrizionali di 100 grammi di vongole sgusciate. Contengono solo 65 kcal, ma allo stesso tempo 9,8 grammi di proteine di alto valore biologico e 1,2 grammi di grassi. E tra questi grassi sono presenti anche omega 3, EPA e DHA, dal potere antinfiammatorio e preventivo delle malattie cardiovascolari. I minerali sono abbondantissimi, ritroviamo potassio, ferro, zinco, magnesio, fosforo e selenio. E infine, non meno importante, le vongole sono un ottimo alimento per la donna in menopausa che deve prevenire l'osteoporosi perché contengono tantissimo calcio. 100 grammi di vongole apportano ben 219 mg di calcio, cioè quasi il 20% del fabbisogno giornaliero per la donna in menopausa. L'unico problema delle vongole potrebbe essere l'eccessiva presenza di sale, però l'importante è quando si preparano non aggiungere altro sale, quindi se ti devi fare un buonissimo spaghetto con le vongole, mi raccomando, non mettere il sale nell'acqua della pasta. Spero che questo video ti sia piaciuto, che sia stato educativo per te e che ti spinga a consumare un po' più spesso le vongole, perché come abbiamo visto, sono funzionali per la donna in pre e post menopausa che vuole dimagrire e rimanere in salute. E mi raccomando, se non lo hai ancora fatto, fammi sapere nei commenti se ti piacciono le vongole e come le prepari di solito. Prima della fine del video, voglio dirti una cosa importante. Sembra che la donna in pre e post menopausa per dimagrire o semplicemente non aumentare di peso debba rimanere sempre a stecchetto, non mangiare nulla, sentire continuamente la fame. Non è assolutamente così. Esiste un approccio diverso, non basato sulle diete, che permette alla donna in menopausa di dimagrire definitivamente. Se sei interessata a scoprire come funziona questo approccio, il metodo Menopausa Insieme, contattaci in privato. Oppure, in alternativa, puoi iscriverti gratuitamente al mio videocorso La verità sul dimagrimento in menopausa. Link in descrizione.